Le fonti advisory update, il momento dedicato un po' ad approfondimenti generali. Beh, guardate, abbiamo messo sempre in primo piano le bollette. Perché? Perché poi tutto ruota un po' intorno a quello, no? Le decisioni delle banche centrali, le paure, i timori, l'inflazione, i costi elevati, le imprese che non riescono più a far fronte a certe spese, il governo che deve cercare appunto in questo caso 7 miliardi per aiutare tutti, ma che insomma alle prese con mille accorgimenti e decisioni, ancora ovviamente il tema del Covid che fortunatamente sembrerebbe essere un po' in discesa, per ora è stato prorogato lo stato di emergenza per quanto riguarda l'Italia al 31 marzo, ma poi si dovrebbe andare verso una definitiva, come dire, sostituzione del momento di precarietà e di emergenza a un ritorno alla normalità. Lo vedremo, naturalmente si naviga sempre un po' a vista. E poi nello scenario internazionale ovviamente abbiamo le tensioni rispetto alla Russia e all'Ucraina, e ancora 2 giorni fa la bella notizia del ritiro delle truppe di Mosca, oggi invece nuovamente, anzi da ieri a dire la verità, ancora nuovamente incertezza. In tutto questo ci sono i mercati che rispondono con estrema volatilità, è l'altra parola chiave. Intanto saluto Andrea Ropa, giornalista, Quotidiano Nazionale Economia e Lavoro, grazie per essere con me Andrea, ben trovato. Buongiorno, bentrovati. E poi ci sono i dati macroeconomici, arriveremo anche a quello. Andrea, ci sono i dati sull'export italiano che sono molto significativi, ci fanno tornare un po' alla mente come dire, al periodo pre-Covid, ma ci arriviamo. Intanto appunto c'è molto fermento, molta incertezza, molte cose da osservare, insomma, nel panorama economico di casa nostra non solo. Sì, ci sono parecchi dati importanti che si stanno in qualche modo innestando all'interno di una situazione internazionale incerta, assolutamente in divenire, e di questo evidentemente risentono i mercati internazionali che in questi giorni sono particolarmente volatili. Sappiamo tutti che se c'è qualcosa che infastidisce i mercati finanziari, questa è l'incertezza. Ecco, l'incertezza Certo. per quello che riguarda la situazione internazionale al fronte fra la Russia e l'Ucraina, con questo presunto ritiro delle truppe russe, che poi dopo ritiro non sarebbe, ma soprattutto anche incertezze che riguardano sempre evidentemente legate alla situazione russo-ucraina in qualche modo, che riguardano la fiammata dei prezzi dell'energia che sta mettendo veramente in ginocchio interi comparti del sistema produttivo. Quindi sicuramente da questo punto di vista vi sono delle ripercussioni sui mercati finanziari che mai come in questi ultimi giorni stanno in qualche modo stando sulle montagne russe. Insomma, Certo. gli spunti sono importanti. Per quello che invece riguarda la situazione interna, come dicevi tu prima, anche questa mattina ci sono buone notizie, perché l'Istat ha appena diffuso i dati che riguardano l'export del 2021, che sono dati francamente non solo positivi, ma direi entusiasmanti, perché comunque con un netto più 18,2% nel 2021 l'export italiano ritorna su livelli addirittura superiori al 2019, cioè all'epoca pre-Covid. Quindi sono dati davvero impressionanti da questo punto di vista, che uniti al più 6,5% del 2021 del PIL Sì. ci fa quasi dire come in qualche modo la pandemia abbia paradossalmente acceso in qualche modo l'economia italiana. Ecco, però di qui, cioè io non è che voglio rompere le uova nel paniere, Andrea, perché sono d'accordo con te, ovviamente questi dati ci rimandano a una situazione decisamente significativa, soprattutto se aggiornata al contesto attuale, cioè post pandemia, che è durata anche più di quello che forse avevamo messo in conto, almeno noi singolarmente. E torniamo al tema che hai detto anche tu, cioè i prezzi alle stelle, le bollette molto, insomma, che stanno mettendo veramente in difficoltà
le imprese, questo chiaramente poi a catena porta tutta una serie di ripercussioni che si scatenano sul mondo del lavoro in sé, perché se le imprese non riescono a sopportare le spese, o chiudono o limitano insomma la produzione, oppure riducono le ore ai lavoratori, o addirittura magari non possono più far fronte alle spese anche di sostegno dei lavoratori in sé. Il governo è alla caccia di questi 7 miliardi, chiaramente che servono a tamponare la situazione, ma poi sicuramente bisognerà guardare anche un po' oltre, no? Intervenire strutturalmente. Ecco, come si associano le due questioni, no? Andrea, è ovvio che sono discorsi, cioè da una parte la crescita, il sostegno all'economia italiana che dà dei buoni risultati, dall'altra però molta precarietà su questo, e quindi come si fa a supportare la crescita per lungo periodo, non solo nell'immediato. Ma guarda, l'osservazione secondo me tua è assolutamente pertinente, nel senso che rischiamo davvero di perdere un'occasione straordinaria, un'occasione storica, cioè erano anni che non vedevamo Appunto. una crescita così vigorosa dell'economia e rischiamo davvero di annacquarla o quantomeno di vederla fortemente limitata da cause congiunturali che nel frattempo sfortunatamente si sono inserite su una situazione che invece pareva andare davvero a gonfie vele. Purtroppo però per quello che riguarda questo spaventoso aumento dei prezzi dell'energia, le cause al di là della situazione contingente dell'approvvigionamento russo, che è sì importante e che comunque riflette una situazione come dire, di tensione geopolitica internazionale, ma le cause sono anche altre, le cause sono strutturali, per cui noi dobbiamo trovare, al di là del fatto, tu hai detto, hai usato un verbo particolarmente appropriato prima quando parlavi dei 7 miliardi, hai parlato di tamponare. Tamponare significa, ok, cercare questi soldi che probabilmente il governo troverà nelle pieghe della manovra economica. Ma si tratta semplicemente di appunto tamponare questa e forse la prossima o quella dopo bolletta. Ma qui si tratta di cercare delle soluzioni di carattere strutturale, delle soluzioni definitive, delle soluzioni che possano permettere un approvvigionamento dell'energia per gli anni a venire abbondante, in grado di supportare la nostra crescita economica e a prezzi, non dico contenuti, ma a prezzi giusti in qualche modo. Ecco, quindi bisogna intervenire su delle cause di carattere strutturale. Prima fra tutte cercare nuovi approvvigionamenti, perché in questo momento dobbiamo, ovviamente, anche data la situazione di tensione internazionale, cercare di affrancarci un attimo anche dalla quasi dipendenza dalla Russia, Certo, cercare nuovi certo. fornitori. Si parlava di USA, di Qatar, di Egitto, di Azerbaigian, di Nigeria, addirittura di Giappone, di Corea del Sud, che sono lontani, ma che in qualche modo possono approvvigionarci dell'energia. Si parla soprattutto di aumentare la nostra componente di rinnovabili. Si parla anche di aumentare lo sfruttamento dei nostri giacimenti metaniferi, soprattutto nell'Adriatico, che in qualche modo sicuramente non bastano a soddisfare il nostro fabbisogno di energia, ma una grossa mano ce la possono dare. Per cui si parla di un nucleare di terza generazione. In qualche modo non sono convinto che vi sia la soluzione del problema, cioè la Esatto. cosa che ci porta ad affrancarci da questo problema, però una serie in qualche modo di provvedimenti, una serie di risoluzioni può portarci, secondo me, ad avere una minore dipendenza Ma certo, dal ma gas russo e certo. quindi ad avere prezzi migliori. Andrea, il discorso è che sì, per ora si tratta solo di parlare, perché poi nel momento in cui si trova la soluzione, che al momento non c'è, come giustamente hai detto tu, ci vuole tempo poi, perché però il problema, per quello che ho usato la parola tamponare, che tu hai ripreso, perché adesso ovviamente gli incentivi, bonus, eccetera, servono per risolvere la situazione nell'immediato, però poi siamo punto e a capo, no? Speriamo che almeno il momento di emergenza possa servire a intervenire strutturalmente. Anche perché appunto, così mettiamo sul tavolo l'altro argomento, vediamo che sul fronte delle banche centrali qualcosa si muove e anche rischia di muoversi più velocemente del previsto, e questo ovviamente cosa significa, no?
freni tirati da parte delle banche centrali che hanno aiutato i mercati e di conseguenza hanno sostenuto l'economia. Quindi, come dire, il mercato, l'economia deve farcela un po' da soli. È chiaro che però se non abbiamo le basi e la forza, insomma, il rischio è elevato e come hai detto tu, rischiamo davvero di perderci un'occasione incredibile per il nostro paese che nonostante tutto sta riportando dei numeri positivi. Sì, certo, in questo momento soprattutto il discorso al quale facevi cenno tu, quello degli interventi delle banche centrali, è soprattutto un discorso in questo momento più americano che europeo. È chiaro che il trend è mondiale, sia per quello che riguarda la BCE, sia per quello che riguarda la Fed, è quello di andare incontro a un periodo di tassi di interesse maggiori. Ma soprattutto al di là dell'Atlantico, negli Stati Uniti, visto che il nemico a questo punto si è appalesato in tutta la sua forza, che è l'inflazione, che negli Stati Uniti ha toccato in questi giorni il 7,5%, dati che non si vedevano da decenni, evidentemente ha portato la Fed a decidere di intervenire sui tassi in maniera più veloce rispetto a quello che era stata programmata. E quindi probabilmente già nelle riunioni di marzo e di maggio si potranno avere due rialzi corposi sostenuti di 50 punti base ciascuno, non di 25 come pareva. E quindi da qui all'estate probabilmente il costo del denaro sarà molto più alto negli Stati Uniti, cioè sarà decisamente più alto negli Stati Uniti e probabilmente a ruota lo sarà in Europa, con le evidenti conseguenze sui nostri mutui, evidentemente sui tassi di Certo. interesse dei nostri mutui, che a caduta ne risentiranno, evidentemente. No, no, certo, è per quello che poi, no? Da lì parte tutto, interventi, aiuti, poi anche noi ci abbiamo guadagnato, non è solo, perché poi sai, si pensa sempre al mercato come entità astratta, no? Però poi i riferimenti vanno a tutti noi. Quindi insomma è un momento in cui l'investitore ha incertezza, no? Che cosa si guarda principalmente secondo te in questo scenario finanziario? Cioè che cosa sta cercando l'investitore? È chiaro che l'investitore, per antonomasia, l'investitore cerca guadagni, ma in questo momento, Protezione anche, certo. oltre che guadagni, esatto, oltre che guadagni, cerca certezze, cerca sicurezze, anche a costo di rinunciare a una parte evidentemente delle remunerazioni. Quindi è chiaro che in questo momento è opportuno, per quello che riguarda gli investitori, andare a scandagliare delle aree, diciamo così, più complesse del panorama finanziario, che non sono semplicemente quelle, diciamo, dell'azionario e che maggiormente risente delle situazioni congiunturali, ma andare a esplorare anche dei prodotti che magari guardano delle aree geopolitiche differenti, prendono in considerazione dei business innovativi. O comunque dei prodotti, diciamo così, diversi che siano nelle condizioni di mettere il risparmiatore un po' al riparo dai venti freddi di una volatilità che effettivamente, soprattutto negli ultimi giorni, sta causando gravi danni ai portafogli degli investitori, Ah, sì. e soprattutto tenendo in considerazione che negli ultimi 2 anni vi sono state delle performance fortemente positive. Quest'anno, soprattutto nella seconda parte dell'anno, è fisiologico che vi siano sui mercati in qualche modo, che vi sia sui mercati in qualche modo un rallentamento. Per cui è chiaro che soprattutto quelli istituzionali sono già alternative che possono in qualche modo fare passare la prevista tempesta sui mercati, o comunque la prevista. Diciamo così, il previsto periodo negativo dei mercati, che soprattutto nella seconda parte dell'anno non dovrebbero performare ai livelli dei 2 anni precedenti. Ok, intanto insomma c'è cioè Di Maio a colloquio con Lavrov, tanto per riprendere una delle notizie che stiamo seguendo, disposti a una soluzione diplomatica. Certo, non è ancora chiaro se tutti la vogliono raggiungere questa soluzione diplomatica, è quello il punto, no? Rassicurazioni arrivano, poi però questa de-escalation, che è un altro termine che in questi giorni stiamo usando troppo,
forse, anche a volte abusandone, insomma, sembra non arrivare mai. Al di là di questo aggiornamento, volevo anche darti, rispetto a quello che stavi dicendo tu, Andrea, alla tendenza degli investitori. È vero che da una parte abbiamo dei dati macroeconomici, tornando ai dati che riguardano il nostro paese, che sono positivi, quindi l'export stamattina lo abbiamo ribadito, dall'altra parte però ci sono delle stime un po' in revisione, per esempio quelle del PIL, no? Leggermente, insomma, si stima un po' che possa crescere meno rispetto a quanto alla fine dell'anno entusiasticamente raccontavamo, non io e te ovviamente, noi commentavamo i numeri che arrivavano. Perché? Perché chiaramente c'è il tema dell'inflazione che abbatte un po' il potere d'acquisto degli italiani, quindi i consumi si riducono e di conseguenza, insomma, l'economia non gira. È un concetto molto semplice e logico che sta alla base dell'economia, no? È per questo che bisogna agire in fretta, anche per proprio le spese di tutti i giorni. Sì, certamente, certamente. È chiaro che non è che non gira l'economia, diciamo che così gira meno Certo, e sì, ovvio. che Frena, ecco, no? l'inflazione. Non gira, non è che si ferma del tutto, diciamo che si Certo, frena, ecco, sì. sicuramente si frena e comunque erode una parte del potere d'acquisto delle famiglie che evidentemente si riverbera, questo diminuito potere d'acquisto si riverbera sui consumi. Meno si consuma, meno si vende. Meno evidente PIL, questo è assolutamente fuori di discussione. Ora però tocca appunto alle banche centrali che hanno nelle mani l'arma in qualche modo del costo del denaro, tocca alle banche centrali prendere provvedimenti contro questo nemico che è l'inflazione, che da noi, almeno in Italia, non conoscevamo così in maniera così virulenta ormai da molti anni, cercare di porre freno a questo problema, perché questo problema appunto dell'inflazione è uno delle cause del possibile rallentamento. Come ti dicevo prima, sarebbe davvero un grandissimo peccato vedere questa ripresa così ben avviata, così forte come in Italia non vedevamo da anni, sciupata o in qualche modo annacquata o in qualche modo rallentata da delle cause che ovviamente sopraggiungono a livello congiunturale e fanno sì che questa ripresa, che non ci possiamo godere appieno questa ripresa che per tanti anni abbiamo sperato, abbiamo sognato in qualche Certo, modo. certo. Eccoti, adesso fra un po' ti saluto, ma ti faccio una domanda un po' provocatoria con un sorriso. Intanto vediamo in sovraimpressione anche l'altra notizia, insomma, che ha fatto riflettere sul discorso tassi di interesse, eccetera. BTP, il rendimento che ha toccato il 2% nella giornata di ieri, adesso poi è calato, ma insomma, prima volta da maggio. Da maggio, peraltro, però manca un pezzo, 2020 in realtà nel titolo, non da maggio di quest'anno, ma dobbiamo Eh certo, tornare al maggio questo dipende dallo 2020. spread, evidentemente. Lo spread ormai Esatto. è vicino ai 170 punti, quindi ovviamente il rendimento del BTP va a sfiorare il 2%, è chiaro. Esatto. E 170 punti sono un livello notevole come non vedevamo ormai da quasi 2 anni, certo. Ok, certo, assolutamente sì. No, la domanda in chiusura che funge però un po' da riflessione è questa: ma sbaglio o non stiamo più parlando tanto del PNRR? Perché poi no, lì ci sono anche delle riposte, diciamo, è riposto un pacchetto di fiducia nel senso nostro che però insomma dobbiamo cominciare un po' a cavalcare, perché se non approfittiamo adesso, forse insieme a te avevamo detto che poteva rappresentare l'ultima vera occasione per l'Italia, no? Insieme alle sfide che stiamo cercando di accogliere adesso. Sì, lo rappresenterà, confermo quello che dissi, quello che dicemmo insieme tempo fa. Ok, abbiamo un attimino perduto Andrea Ropa, vediamo. Ecco, adesso ti abbiamo ripreso. Ci sono, Sì, prego, prego, prego. Ecco, ti ridò sono la qua. parola. Andrea, prego. Confermo come il PNRR sia una straordinaria occasione, ma che in ogni caso va implementato in un periodo di crescita, perché un PNRR, queste risorse che arrivano in Italia, questi 250 miliardi che arrivano in Italia dall'Unione Europea senza la crescita, avrebbero un effetto minore rispetto a quanto non abbiano con la crescita. Però
osservando quello che ha detto Draghi pochi giorni fa, tutti gli obiettivi del PNR al momento, allo stato dell'arte, sono stati raggiunti, sono centrati, sono comunque in fase di realizzazione. Siamo in linea di alleggiamento, tutto mi lascia pensare che l'occasione del PNR storica non dovrebbe essere sprecata dall'Italia, soprattutto se permarrà alla guida dell'esecutivo Mario Draghi dopo appunto quella settimana di ubriacatura collettiva che abbiamo trascorso quando dovevamo scegliere un nuovo Presidente della Repubblica, in cui Draghi era okay. Avrebbe potuto diventare un candidato importante, certo, per il Quirinale, e quindi comportare un cambio di governo che per il nostro paese, in piena applicazione del PNRR, sarebbe stato davvero qualcosa di difficile da superare. Insomma, okay, siamo ritornati okay. in linea di alleggiamento, tutto mi lascia pensare che le cose dovrebbero andare bene. Ok, e ti saluto leggendo questo messaggio che è arrivato da parte di Roberto, che comunque mi sento di condividere, nel senso che la lettura dei dati bisogna sempre farla analizzando vari aspetti, no? e vari livelli. Siamo cresciuti molto perché eravamo caduti molto più degli altri, quindi è un rimbalzo. Per esempio, dice, il settore auto, per quanto riguarda noi, parliamo di 500.000 vetture, Giappone e Germania 10 milioni a testa. Adesso non so se questi numeri, insomma, non perché io non mi fidi di Roberto, ma insomma non li ho davanti a me, però dice, no, noi abbiamo venduto molto meno, ci sono aziende che licenziano e delocalizzano, eccetera eccetera. Sì, anche questo effettivamente io lo dico sempre, se è ovvio che magari noi stiamo crescendo un po' di più a livello di confronto con gli altri perché avevamo numeri più bassi, cioè partivamo un po' da una situazione sottotono rispetto ad altri paesi, oppure comunque si fa sempre riferimento magari a un periodo, quello dell'anno scorso, dove le attività erano più ferme, quindi comunque è normale adesso vedere dei segni più. Questo per dire, Andrea, che bisogna sempre leggere i dati con una visione d'insieme, no? senza come dire, lasciarsi andare a facili entusiasmi, anche se poi bisogna averne un po' per andare avanti. Insomma, è un discorso molto, molto banale. Certamente, okay. I dati vanno sempre letti nella loro interezza e questo è fuori di discussione. Tuttavia faccio notare che comunque, in ogni caso, stiamo crescendo più di quello che non stavamo crescendo prima, e che noi prima, nei 10 anni precedenti a questa nuova fase inaugurata col governo Draghi, eravamo sempre quelli che comunque crescevano di meno e crescevano di meno e sempre in ritardo rispetto agli altri. Eravamo la locomotiva, eravamo il fanalino di coda dell'Unione Europea, ora non lo siamo più, quindi evidentemente sono state messe le mani su dei meccanismi anche strutturali, evidentemente. Poi è chiaro che a fronte di dati positivi vi sono delle criticità che sono da affrontare, ma è chiaro che se riusciamo ad affrontare delle criticità mentre si cresce è tutto un altro andare. Per esempio, secondo me il dato più positivo, se ne è parlato poco, lo ha detto la settimana scorsa il governatore della Banca d'Italia, è il fatto che stia scendendo il debito pubblico. Cioè, il debito pubblico è sceso di 6 punti percentuali, è un dato straordinario, è un'inversione di tendenza come non vedevamo da tanto tempo. Quello è il nemico dei nemici. Okay. E il fatto che la crescita ha permesso una robusta discesa del debito pubblico nel corso dell'anno passato è sicuramente un segnale di grande speranza. Ok, va bene, grazie Andrea Ropa, assolutamente sì, anche questo, insomma, per quello bisogna analizzare un po' tutto. Andrea Ropa, grazie per essere stato con noi, ti seguiamo naturalmente su Quotidiano Nazionale, Economia e Lavoro, e ci sentiamo presto anche qui sulle Fonti TV. Buona giornata e buon lavoro. Grazie.